Stati generali della professione medica, quanto è importante l'aggiornamento professionale per un medico oggi? L'aggiornamento professionale è fondamentale perché l'evoluzione delle conoscenze praticamente dà un dimezzamento di quello che è lo know-how entro 5 anni, quindi la formazione permanente è parte integrante di quello che è anche l'orario di lavoro del medico. Infatti 4 ore dell'orario settimanale medico ospedaliero sono dedicate all'aggiornamento professionale. Naturalmente la fruizione di queste ore deve essere inserita in quello del contesto anche dell'attività clinica, del riposo, delle guardie, della reperibilità e anche della problematica. È stato anche un dimezzamento di quello che era l'1% del monte salari per quanto riguarda le spese di stanziamento per mandare i medici ai corsi e ai congressi. Questo era il 2007. Inoltre le carenze di organico hanno reso difficile anche fare le ferie, anche semplicemente il riposo normale. Ci sono avute le direttive europee 2 anni fa per dare all'Italia l'incipit per quanto riguarda il rispetto del riposo dopo le 11 ore di lavoro per il medico ospedaliero. A questo punto si inserisce anche l'aggiornamento professionale che deve essere inserito in quello che è il lavoro della settimana di un'equipe. Quindi un forte richiamo a quello che è il ripristino dell'organico normale degli ospedali per avere uno staff adeguato per fare tutte quante le funzioni a loro richieste, cioè servizio di corsia, aggiornamento professionale, riposo, guardia, reperibilità, attività ambulatoriale e periste d'attesa. Il tempo necessario per fare tutte queste cose deve essere ripristinato con un organico adeguato, se no non riusciremo a sopperire semplicemente con la buona volontà a tutti questi incarichi che ogni giorno noi abbiamo. Cosa può fare l'Europa per i medici? I medici hanno fatto molto. Le direttive europee ci hanno sanato da questo punto di vista e cercavano anche di fare una deroga, perché alla fine noi siamo bionici, quindi lavoriamo sempre. L'Europa ha anche condannato l'Italia a dare semplicemente lo stipendio, la borsa di studio per tutti quanti gli specializzandi che non l'hanno mai ricevuta negli anni precedenti, da qua a tutti quanti i ricorsi. Io appartengo alla generazione della pletora medica, di quelli che non sono stati pagati, e quindi noi lavoravamo di notte, facciamo le guardie per studiare di giorno. Spero che le prossime generazioni abbiano la possibilità di avere delle borse di studio in numero sufficiente, come ce lo dice l'Europa per quanto riguarda la formazione, perché servono sia il corso di laurea che il corso di specializzazione, e alla fine dobbiamo affidarci a quelle che sono le regole europee per sistemare le cose a casa nostra. Sembra assurdo, ma è così. Ritornando all'aggiornamento professionale, esporre il certificato può essere una soluzione? Chiedere di esporre il certificato? Normalmente esiste anche quello che è il certificato di laurea di specializzazione. Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, questa è una cosa sicuramente da discutere, perché rientra nel regolamento della privacy e ci deve fare una variazione, però è una cosa sicuramente da considerare.